Macro categoria imprese, categoria formazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and fast growing, comunicazione e formazione finanziaria. E andiamo a leggere insieme la motivazione. Per essere una giovane eccellenza in forte crescita nel settore della formazione in materia finanziaria, per la capacità di comunicare ai membri della propria community in maniera innovativa e trasparente, fornendo loro contenuti e linee guida sul mondo degli investimenti tramite la diffusione di podcast e approfondimenti ad hoc. Il premio va a Investiro Holding. E ho il piacere di avere qui con me, lo invito a salire sul palco con me, eccolo qui, Stefano Picchio, co-founder e CTO Investiro Holding. Questo è il tuo premio, ti do del tu. Sì, grazie mille per il premio e soprattutto il tu ce lo dobbiamo dare, perché certo, siamo molto alla mano. Anche perché, ma a parte quello, giovane eccellenza, l'abbiamo sentito nella motivazione, poi riprenderemo proprio questa parola perché è la chiave, credo, anche dei discorsi che faremo insieme. E saluto anche, perché non ci sei solo tu, saluto in collegamento Alessandro Del Saggio, co-founder and CEO, eccolo qui, ben trovato. Ciao a tutti, grazie. Naturalmente stesso trattamento anche a te, è un grande piacere avervi con me. Io partirei subito con Stefano, con un commento a caldo. Stefano, che cosa significa questo premio per voi? Ma allora, prima di tutto ringraziamo per il premio e soprattutto è qualcosa di molto molto gradito. Nel senso che un riconoscimento del genere fa piacere a noi, penso anche a tutta la community, in quanto interagiamo parecchio con loro, quindi farà un piacere anche per loro. E per me Alessandro ci spingerà a continuare in questa direzione, sempre dare meglio, aumentare il livello di contenuti, di qualità che stiamo già dando, perché Investiro è un'entità dal 2018 sulla scena. Abbiamo iniziato con i podcast, così a chiacchierare un po' tra di noi sul... Abbiamo iniziato a estendere i nostri investimenti, parliamone in un podcast. Poi pian piano è diventato un sito con un blog, canale YouTube e anche un'azienda, una SRL con base italiana che si occupa di formazione, divulgazione finanziaria e molto altro che poi magari andremo ad approfondire. Certo, assolutamente ci arriviamo. Beh, io ho già trovato proprio le parole chiave che fanno comprendere perché in così poco tempo poi avete raggiunto gli obiettivi e i traguardi che poi appunto racconteremo. Intanto educazione finanziaria, che è sempre più importante, podcast, quindi tutto ciò che ha a che fare con le nuove tecnologie che sono diventate ancora più importanti in questo momento, e poi la voglia di fare, no? Appunto, dicevamo prima, produttività sempre per prima. Il discorso della giovane eccellenza. Allora, Alessandro, chiedo anche a te, insomma, cosa ne pensi di questo premio, magari aggiungendo qualche tassello, mi rifaccio un po' alla motivazione che abbiamo letto poco fa. La capacità di comunicare, ovviamente, ma di ascoltare tutti i membri della community, e anche questo, insomma, sembra qualcosa di scontato, ma non lo è per niente. Su cosa avete puntato fin dall'inizio di questa avventura? Ma allora, diciamo che Investiro, ciò che viene particolarmente apprezzato ogni giorno dalla community, dei membri che ormai sono più di 5.000 che appartengono a questo gruppo, è il fatto di trovare effettivamente un approccio molto smart. Noi, vabbè, siamo giovani e quindi abbiamo deciso fin da subito, quando abbiamo preso in mano il microfono, abbiamo iniziato a fare podcast, di utilizzare un approccio, viene da dire, un po' proprio pane e salame, nel senso siamo così, quindi pane, vino al vino, no? Esatto. Non stiamo ad inventarci niente e parliamo di quello che facciamo in maniera completamente naturale, e scollegandoci un po' da quelli che sono magari i dogmi della vecchia finanza, dove gli investimenti sono soltanto in alcuni casi un tabù, comunque per persone in giacca e cravatta che magari hanno titoli di studio complicatissimi. In realtà noi vogliamo portare, ed è quello che abbiamo cercato di fare, stiamo facendo con la community, con tutto il materiale di divulgazione, la conoscenza e l'informazione del mondo degli investimenti proprio alla portata di tutti, quindi parlare semplice. E questa la community piace molto e ci viene molto riconosciuto, e noi siamo contenti, anche perché non dobbiamo, tra virgolette, impegnarci a fingere magari di essere qualcosa che non siamo, e quindi
molto naturale, parliamo di quello che facciamo e le persone apprezzano particolarmente per questo. Certo, Stefano, beh, ma poi comunicare in modo diretto già è un po' la buona regola della comunicazione, figuriamoci quando parliamo di finanza, dove necessariamente bisogna farlo perché altrimenti la comprendono solo gli addetti al settore e la finanza invece è per tutti, è un po' questa, no, la mission di base. Sì, assolutamente, proprio questo. Ecco, ok, perfetto, okay, chiedo. Già, sì, parliamo tutti insieme, tanto... Oddio, abituati a fare i podcast spesso ci capita di accavallarci, però proprio sì. Questo anche piace un po' alle persone, perché portiamo avanti informazioni serie, ma in modo non serioso, no? E proprio questa comunicazione dove molte persone ci dicono ah, ma vi stavo ascoltando in auto, mentre ero in coda, nel traffico, il podcast ha aiutato tanto a far crescere diverse persone che sono all'interno della community, ma oddio, ha aiutato anche noi. Perché nel momento in cui dobbiamo preparare un podcast, è vero che poi risulta naturale la comunicazione e tutto, però un minimo di scaletta e un minimo di organizzazione mentale bisogna sempre farlo. Come no? E attraverso la community la cosa forte e bellissima è che andiamo sempre in una discussione costruttiva con tutti i membri e quindi diamo per scontato che le cose che diciamo le persone le vadano a non solo prendere per come sono, ma metterle in dubbio, in discussione, e questa cosa fa crescere tutti. Quindi la discussione di entrambe le parti fa quella magia, quella sinergia per migliorarci. Certo, peraltro torno da Alessandro, insomma la categoria è quella della formazione, più che mai, lo abbiamo già detto, però chiedo la stessa cosa anche a te. Cosa, a partire proprio dall'obiettivo della formazione, che cosa manca all'Italia? Perché è anche utile andare a vedere in prospettiva futura che cosa aggiungere, no? Quello che già fate, quindi cosa manca in Italia da questo punto di vista? Ma allora, dal punto di vista della formazione, ripeto, a mio avviso, soprattutto in questo campo, quello che manca è comunicazione, appunto, diretta, l'abbiamo già detto, però in modo da far passare concetti a volte complessi o molto lontani da quello che è la vita comune delle persone in maniera semplice. Questo è importante, certo. In quanto in Italia oggi, ora non ricordo a memoria proprio quello che è la statistica, però è uno dei paesi davvero più arretrati per alfabetizzazione finanziaria e quindi ben vengano iniziative di divulgazione semplici per raggiungere effettivamente tutte le persone e far sì che cresca un po' quello che è la consapevolezza. Ecco, secondo me manca semplicità e anche un po' di umiltà nel mondo degli investimenti, di voler condividere, di voler apprendere anche da... Sono d'accordo. Beh, non a caso, peraltro, Stefano, comincia a essere frequente l'insegnamento dell'educazione finanziaria anche ai bambini. Questo, no, fa capire quanto si sta cercando di andare in quella direzione. Ed è così, perché poi sappiamo molto bene che se si apprendono le basi, quantomeno quando si è bambini, si riescono a portare avanti in modo più snello, più veloce. Sì, aggiungerei anche un'altra cosa, in quanto è vero, comunicazione, informazione è quello che portiamo avanti. Spesso però in molti campi risulta solo di base teorica. Noi invece nello specifico iniziamo a portare anche qualcosa di pratico, nel senso con il gruppo quello più stretto, che è un club privato tra di noi, cerchiamo di, oltre parlare, discutere, analizzare, anche fare degli step di organizzazione con tutto Hai il team ragione. Per essere pratici sul mondo degli investimenti, che investire non significa per forza accoppiare altre persone a fare determinate azioni, ma significa un attimo comprendere quale sia la propria situazione di partenza a livello mentale, finanziaria, di competenze, comprendere dove si voglia arrivare, lì in mezzo, in tutto il mondo degli investimenti, capire quali sono le strade da prendere. Una volta comprese si fanno diversi piani e poi si va avanti verso i propri obiettivi. E chiaramente investire per me sarà differente rispetto a te, rispetto a Alessandro, rispetto a tutte le altre Assolutamente. Persone. Questo è un primo insegnamento. Senza chiedertelo ci hai dato anche un valore prima di un tutto, primo okay. passo per l'insegnamento, appunto. È la classica domanda, progetti per il futuro, sì. Sto ancora da te Stefano. Caspita. Che cosa state progettando? Allora, di base il nostro impegno principale, ovvio, sempre portare avanti comunicazione a livello pubblico su tutti i vari canali, quindi dai podcast a YouTube e al nostro blog, assolutamente sì, però focus principale sulla nostra community, quella privata, quella del club. Lì all'interno appunto ci muoviamo in maniera molto più pratica, è una realtà che sta prendendo sempre più forma ormai da un annetto a questa parte. Abbiamo già iniziato a sviluppare delle partnership, dei progetti insieme alle persone all'interno di questo club. Già è stata costituita anche la prima società che andrà a investire in startup, quindi certo. Proprio per essere pratici si stanno facendo delle cose. Quindi il nostro focus da qua ai prossimi mesi, ai prossimi anni è dare ancora più valore a questa area privata
e iniziare a vagliare, valutare nuovi progetti per portare avanti tutto. Sempre più sinergie, quindi io l'ultimissima domanda la faccio a tutte e due, la rivolgo a tutte e due a partire da Alessandro. Sapete che noi monitoriamo, no, la situazione, soprattutto quando si ha a che fare con realtà giovani e dinamiche come la vostra. Se doveste essere riselezionati, tornereste qui da noi, Alessandro, e poi naturalmente chiedo la stessa cosa a Stefano. Assolutamente sì, noi siamo molto felici di questa premiazione e anzi ci impegneremo anche per continuare a fare bene, per tornare molto volentieri, assolutamente. Perfetto. Riconfermo quello che ha detto Alessandro e soprattutto, ovvio, cerchiamo di alzare ancora l'asticella, quindi magari torneremo anche migliori. Quello sicuramente, una volta vinto un premio, poi quello dopo deve essere ancora più meritato. Perché bisogna mantenerlo, cioè nel senso, una volta che conquisti una cosa non è che ti resterà vita. Assolutamente, mantenere le cose è più complicato, lo sappiamo adesso, senza voler fare i saggi a tutti i costi. Allora intanto io ti riconsegno questo premio. Assolutamente, eccolo qui, mille. Così poi lo porterai. Condividilo con Alessandro, ovviamente. Sì, ma probabilmente io, perché io mi muovo sempre a destra e a sinistra, quindi... Quindi lo terrà lui, sarà lui ad avere. Nella nostra sede, oppure... Lo custodisco io. Va bene, allora grazie a Stefano Picchio, naturalmente grazie a Alessandro del Saggio. Mi raccomando, teneteci aggiornati su tutti i vostri progressi, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.